Lukaku ha segnato contro il Milan vestendo la maglia del Napoli, ma si è limitato solo al gol. L'attaccante è anche entrato nella storia. Il Milan sta ospitando questa sera in casa propria il Napoli capolista a casa sua, a San Siro. Il match è stato sbloccato appena 5 dopo il fischio d'inizio da Romelu Lukaku che, dopo essere stato avversario dei rossoneri ai tempi dell'Inter, è tornato questa sera a Milano più carico che mai, con l'occasione anche siglato un record incredibile, entrando nella storia della Serie A. Come detto, Lukaku ci ha messo esattamente 5 minuti per tornare a segnare a San Siro, ma stavolta con la maglia del Napoli. Dopo le ultime partite passate più in ombra, contro la squadra di Paulo Fonseca non ha sbagliato ed è andato a segno su assist di Anguissa. Non è un caso che, prima dell'inizio del match, Thiago avesse dichiarato: "Siamo pronti, abbiamo avuto più giorni per preparare la partita contro il Napoli. Dopo il rinvio della partita contro il Bologna, farò di tutto per fermare Lukaku". Il difensore si aspettava la grande prestazione del belga che è effettivamente arrivata. Romelu Lukaku a quota 100 gol e assist in Serie A, è entrato nella storia. Lukaku ha perciò questa sera segnato firmando anche un record incredibile, è arrivato a quota 100 gol e assist nel campionato italiano di massima serie. E per siglare questo importante traguardo ha quasi aspettato di mettere piede sul rettangolo verde di gioco di San Siro, laddove con l'Inter sempre ai tempi di Conte fece benissimo. Al gol del belga si è poi aggiunto sul finire del primo tempo anche quello di Kvaratskhelia. Il georgiano ha punito i rossoneri e Maignan al 43 con un gran tiro da fuori area, proprio nel momento in cui il Milan stava spingendo per provare ad agguantare il pareggio. Il Napoli di Conte sa perciò che dovrà mantenere alta la concentrazione ma assapora un risultato che potrà potenzialmente mettere un ulteriore mattoncino in ottica primo posto in classifica.